Bentornati su questo canale, il canale che si occupa di filmmaking, avventura e ambiente. Oggi in particolar modo parliamo di ambiente, ma anche di arte. Non so se ve l'avevo detto, ma a ottobre mi è stato dato il Brew Prize, che è un premio che viene, diciamo, assegnato a chi si è particolarmente impegnato per l'ambiente nel corso dell'anno. Mi è stato assegnato questo premio da Il Pianeta Azzurro, che è già media partner di Abyss Clean Up, all'interno dell'Earth Festival organizzato dal WEC. La cosa molto interessante è che insieme al Brew Prize mi è stato anche assegnato un premio. È una scultura realizzata con dei rifiuti da un artista molto molto bravo che si chiama Massimo Marchiori. Sono andato a incontrare Massimo proprio per ritirare il premio in questione e l'ho conosciuto, devo dire che è una storia molto particolare. Vi lascio a questo racconto, intanto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ci vediamo tra poco. Il nome stesso della mia attività creativa, artistica, il nome è Stariribar, significa vecchio pescatore ed è un nome che ho imparato sulle coste croate, è stato il nonno materno a insegnarmi questa parola, il significato di questa parola, e vuol dire vecchio pescatore in lingua croata. Il nonno è nato appunto in quest'isola del Mediterraneo ed è un apprezzamento in realtà in termini assoluti, perché è un modo per confermare l'esperienza di un vecchio pescatore. Quindi io oggi non pesco più, pesco la plastica per creare le mie sculture. Ecco perché sta di riva, quindi un modo per unire questi ricordi di quando ero bambino e un po' anche per così commemorare questi ricordi che sono molto presenti anche nella mia forma d'arte. Perché nasce proprio la mia forma d'arte da questa, tra virgolette, tristezza che provo oggi, rivivendo e vedendo quelle spiagge che mi hanno visto bambino, che fino a 40 anni fa erano decisamente meno sporche. Quindi da un punto di vista artistico faccio tre soggetti fondamentalmente: faccio i pesci, faccio le teste dei pescatori e per finire faccio le barche. Ne faccio meno perché per realizzarle utilizzo del legno particolare, nel senso che lungo le mie camminate lungo le coste, quando raccolgo la plastica, mi capita di imbattermi e trovare dei legni appartenuti a vecchie barche. Questo è un timbro, addirittura una lampadina, sembrerà assurdo ma trovo tantissime lampadine lungo le spiagge, e altri pezzi vari, compresa questa cima, che ricordano un po' l'effetto del movimento delle onde, per capirci. Allora, questa qua adesso invece è la mia scultura, quella che mi è stata regalata per il Brew Prize. Ecco qua. No, ho deciso di omaggiarti di questa scultura perché ha un elemento che secondo me è interessante proprio per il tuo tipo di racconto. È realizzata con una vecchia pinna da sub. C'è la bottiglia di un detersivo, la parte sotto è un tubo di plastica piegato, sopra abbiamo una rete da pesca, il colore è un nero coprente spruzzato con vari colori sui toni viola, rossi, blu scuro, blu petrolio e bianco. Ci tengo a sottolineare che i colori che utilizzo sono totalmente atossici e privi di solvente, però è veramente complicato trovare vernici oggi prive di solventi. Questo era il mitico Massimo Marchiori, non so se avete capito, insomma, il carisma, che era la passione di questo personaggio, di questo artista. Noi ci vediamo la prossima volta con un video sempre nuovo su questo canale. Mi raccomando, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima.